padrone di casa di questa 24esima edizione da Bergamo Fest, il senatore Consiglio. Anche quest'anno tanti militanti, tanti appassionati della Lega Nord stanno dando una mano per questa edizione. È una festa, se vuoi, un po' atipica, perché vengono proprio fatti in una zona della Bergen Fest dibattiti a tema con dei giornalisti, con diciamo un apporto e una capacità proprio di fare politica, e questo ci mette in condizione di essere un po' così quelli, i promotori della politica poi per autunno-inverno, come nella moda, no? Noi facciamo la politica per autunno-inverno. E mai in questo momento credo che ci sia proprio la voglia e la necessità di fare una politica fatta bene, perché noi siamo in minoranza a Roma, è vero, però abbiamo davanti delle praterie da conquistare sotto l'aspetto di elettorato e di idee da portare avanti, come sta succedendo in Lombardia con Maroni. Lei ha detto che è anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione all'interno del movimento, ma soprattutto all'interno delle alleanze. Assolutamente sì, quest'anno volontariamente non abbiamo deciso di non invitare altri esponenti politici, proprio perché il primo di settembre chiuderà Maroni e lui sarà quello che chiaramente e giustamente tirerà le fila di tutto quello che è successo in questi giorni e farà un po' il punto della situazione e darà poi la linea per la politica di quest'anno. Poi se si andrà alle elezioni bene, se non si andrà alle elezioni dovremo fare puntualmente la nostra parte sia alla Camera che al Senato, e nonostante tutto siamo comunque l'unico gruppo, questo mi va di dirlo, l'unico gruppo che si sta dando da fare per cercare di migliorare il migliorabile. Questa sera chi c'è? Ma questa sera abbiamo Luca Zaia e Cota. Fortemente voluto questo dibattito per la questione che i nostri due presidenti di regione sono, diciamo così, molto interessati in prima persona a portare avanti il discorso della macro regione, e poi avremo un convegno martedì sulle banche, un altro tema che ci ha appassionato in modo negativo in questo periodo, visto che le banche comunque non hanno avuto la capacità di mettersi al servizio delle piccole e medie imprese. Mercoledì 28 abbiamo Bitonci, presidente del gruppo del Senato, e Giorgetti per quanto riguarda il capogruppo della Camera. Perché questo incontro? Perché tante volte si dice che il Camera e il Senato sono due cose completamente diverse, istituzionalmente è vero, però noi come gruppo siamo molto uniti, e questo sarà, diciamo così, la dimostrazione di questo convegno, questo dibattito, sarà questa dimostrazione dell'unità della Lega all'interno proprio delle istituzioni. Giovedì abbiamo invece le province, grande problema con Pirovano, venerdì la regione, molto importante, ci saranno qua molti assessori regionali della Lombardia, perché la regione sarà il trampolino, è diciamo un po' il laboratorio su cui poi innescare tutto il meccanismo Lega su tutta la Padania. 31 Tosi. E anche qua molte polemiche, però credo che il sarà in grado di spiegare un po' bene tutto quello che sta succedendo, e poi chiudiamo chiaramente con il segretario federale Maroni, che ci metterà in condizione veramente di far sì che con l'intervento di Feltri, molto piccante l'uomo è, eccetera, si metta in condizione proprio di fare della politica e della buona politica e tirare un po' le fila di quello che è stato sta settimana.